Secondo me questo filmato diventa, sarà una cosa così demenziale che mi verrà proibito di continuare i viaggi per la Repubblica. Eh sì, qui si mangia sempre, che cazzo ti devo fare? Tu sei la nostra perdizione, Alessandro. Recente mi sono resa conto che c'è un centinaio di chilometri che si possono fare con la canoa canadese. Se tu fai la parte dalle sorgenti, diciamo, fino a Casale Monferrato, non è che hai tanta scelta di usare un kayak, una canoa, qualcosa di... Vabbè, sì, cioè, sono degli sbarramenti, però li puoi aggirare. Da Casale fai in continuo fino a Isola Serafina. Sì, sì, beh, io ho visto in certi momenti anche lì... zona piemontese dove acqua c'era davvero poca, ma poca. Non mi piace. Beh, scusa, ma la conca di Isola Serafini non funziona? Non credo, no? Non so, non mi sembra che funzioni. Volendolo fare tutto, quindi dalle sorgenti, con quali sistemi spostarsi? Sopra Torino c'è un pezzo di almeno una sessantina di chilometri con corrente veloce che si può fare con la canoa canadese. Però è ideale secondo me per girare quel fiume lì. E poi ci dormi dentro. Ma cos'è, una roba americana questa? No, è fatta in Italia. No, ma il modello cos'è? Il catboat, sì, sono barche americane, però insomma non è... Cioè, se finiamo contro l'isola del Giglio non succede niente. Non strappi via. La... Piacere, ciao. Flavio. Ciao. Bella abbronzatura, sei più abbronzato di tutti. Ah, ciao, sì. Angelo. Ciao, adesso. Sì. Che ho visto nelle fotografie. No, i canoisti sostanzialmente il Po non lo scendono. Ma per i canoisti sportivi il Po è troppo piatto, è troppo di pianura. È noioso. Per gli appassionati di acque pulite, ah no, allora si va sull'Ardèche, ah no, beh, allora si va a nord, no? Figurati il Po, no? Cioè il Po alla fine è sempre un po' l'ultima scelta. E comincia a scendere, è sceso la Dore, è sceso il Trebbio, è sceso il Zanterno, è sceso il Serio, è sceso l'Adda, è sceso il Taro, figura, l'Aveto... Il Savio, l'Inza, beh, figuriamoci se poteva mancare l'Inza, addirittura gli affluenti degli affluenti degli affluenti, no? Poi alla fine dove tutta questa acqua andasse non si capiva. Va al Po, no, non si, il Po non... Prendete a sillabo, l'uomo che va su canoa canadese. In questo viaggio, pensando a quello che ci aspetta, ho portato un libro che ho letto in realtà circa 20 anni fa. Si chiama I fiumi scendevano a Oriente. Beh, un po' perché anche noi siamo su un fiume che va a Oriente, insomma già il titolo era indicativo. È la storia di un viaggio avventurosissimo
che il protagonista fa cercando una roba tipo una specie di tesoro, una specie di Eldorado, di città di Cibola, nel bacino del Rio delle Amazzoni. Parte da un fiume piccolissimo, un po' come il nostro imbarco di oggi, poi il fiume piccolissimo cresce perché arrivano man mano altre acque, sempre più ruggenti, sempre più violente, sempre più pericolose, poi gliene capitano di tutti i colori, la canoa su cui si trova si rovescia, rimane senza mangiare, dimagrisce, si ammala, di tutto, incontra indigeni pericolosi, eccetera. In realtà io mi sono convinta col tempo che in realtà sia un grandissimo falso storico, cioè che in realtà il viaggio non è stato fatto, lui si è inventato un po' sta cosa, magari ha fatto un viaggio diverso e più facile, poi ha voluto fare un libro molto avventuroso, però è comunque una grandissima storia di avventura, molto divertente, con delle descrizioni assurde di queste giungle attraversate da fiumi, e pensavo quindi di così, di leggervene qualche pagina o comunque tirarlo fuori nei momenti più impensati. Qua hai un po' l'impressione che sei vicino alle città, ma sei in una specie di deserto. Da bambini ci si buttava nei fiumi, non ci si pensava neanche un attimo. Quest'ultima mezzo secolo ha fatto dei danni. Mi chiedevi della Drava. Allora, i fiumi lì sono molto più vissuti che da noi, con tutto che arrivare al fiume in genere è lungo perché le distanze sono maggiori, la fascia di foresta ripariale è spessa, ci sono un sacco di stradine sterrate da fare, eppure quando finalmente arrivi al fiume ti rendi conto che c'è movimento, perché passano, ogni tanto passano due canoisti, poi cioè, ogni tanto arriva un pescatore col cappello di paglia. Poi passa una nave da carico col capitano che lo vedi lì con la ruota che ti guarda dalla finestra. Poi arriva una nave passeggeri che sembra una specie di frigorifero con tutti i vetri e questi qui che mangiano, eccetera. Poi ci sono moltissimi animali in più, cioè per esempio nello stesso momento abbiamo visto due canoe, una nave da trasporto, una nave passeggeri e due aquile, e tutto insieme. Quindi senti proprio il fiume via d'acqua, il fiume connessione tra vari posti. Mentre qua hai un po' l'impressione che sei vicino alle città, ma sei in una specie di deserto. Da una volta all'altra si possono trovare delle cose gradevoli, mai comunque critiche, neanche con quelle barche lì, perché è libero lì. Chivasso è il ponte della Frodisa. Il ponte incriminato è questo. E si riesce a scendere dopo il ponte? Beh, che c'è una strada anche qui. Sì. Ma qui c'entra la Dora con l'acqua. Vorrei chiedere se è possibile. Della Rocca delle Donne. La Rocca delle Donne è lì, dicevo che c'è, ci sono quei. Lì si può scendere eventualmente? No. Assolutamente no. Se vai in bicicletta tranquillamente. Thank you.
Quando è che impari? Quando impari, perché se fai le mosse sbagliate non va la barca, quindi quando la barca comincia ad andare bene, nel verso giusto, cominci allora. Però ci vogliono anni per imparare. Se non, ancora adesso a volte fai delle esperienze, mi credevo di essere. È bellissimo anche d'inverno. Anche con la nebbia meno, se è fitta la nebbia è un rischio. Cioè è fitta, tu ti trovi in mezzo qui, con la nebbia fitta, e tu non sai da che parte vai. Io davanti alla mia baracca, io e il mio socio, nebbia fitta, si è alzata all'improvviso, eravamo dalla parte opposta, andiamo da là. Partiamo, siamo arrivati. No, eravamo ancora allo stesso punto. Per tre volte abbiamo fatto la stessa cosa, ed eravamo a casa. Non perdi il senso totale dell'orientamento con molta nebbia. Devi scrivere i saluti che ci vengono lanciati dai ponti. Che l'automobilista medio, tenete presente, oltretutto non vede neanche il Po, perché avendo alzato il guardrail, cioè se uno volesse buttare l'occhio, ecco un altro ponte. Brilla il ciel, tranquilla e l'onda, suona l'ora dell'amor, della porti all'altra sponda, giovanetto, giovanetto, della porti all'altra sponda, giovanetto. I tuoi anni contro i suoni si rincontran con ardor, quei dolcissimi momenti, giovanetto, giovanetto, quei dolcissimi momenti, giovanetto, tremato. The eye in his eye, oh the whale, oh the whale, oh the whale cried again, oh the Greenland whale fisher is old, oh the Greenland died away. Queste sono non è mastodonte questo? Non lo so, sono radici di zanne queste. Sì, sì, sì. E queste... Fa sentire quanto è peso. È peso. Sì, sì, è fossile questo. Sì, sì, è fossile. Vedi? Mm-hmm. Questo qua era fuori. Allora, con un sasso ho provato a picchiarlo e ho sentito che non era legno. Che emozionante. E allora ho scavato attorno e niente. E non è neanche proprio pietra, è una via di mezzo. Questa roba esce dal fiume? Sì, l'ho trovata la settimana scorsa questa qua. Adesso la stanno esaminando. Dici, questa qua mi hanno detto che viene giù dall'orba queste pietre qua. Hanno fatto l'esame con gli acidi, mi hanno detto che c'è in forma grezza, però... In forma grezza c'è dell'oro. Sì. Poi io ho delle corna dell'uro. L'uro mi hanno detto che è estinto nell'epoca romana. Sì, non degli ricordo, studiosi che sì, non c'è più. Ma
Un'apertura di più di uno era così, 1,20 m uno. Tutto in fiume questo, sì, ma sì. Questa zona qua? Sì, sì, queste, le corna le ho trovato allo sbocco del Tanaro. Sì. Questo qua l'ho trovato qua, ma sai, dopo le piene esce di tutto. Di tutto, sì, sì, mi hanno detto. Sì. Siamo al Ponte della Becca, uno dei più antichi ponti sul Po, tra l'altro. Oltre l'angolo, nascosto alla vista, ci aspetta il gatto Chiorbone. Sono andata a disturbare una gallina che covava dentro un armadio. No, era così, era una scena stupenda. Cioè, era... Lì non è normale avere la gallina che cova nell'armadio. Cioè, non so in che casa abitate, comunque non era... No, era sul Po. Era diviso. Il Gran Pampel è una mistura di vino, rum, cognac, zucchero e burro. Madonna, che viene portato a ebollizione e poi incendiato. Tipo Eritrea. Sì, ti tu lo bevi, in sesto, ti rimette in sesto, sì, sì. Sì, sì. Il Gran Pampel, no, ma è una cosa che esiste soltanto da Lisonzo in là, andando verso est. Guardi, mi spiace ma ho finito il nocino. Va bene il limoncino. Va bene lo stesso. Ma lei dov'è? Io sono rumena, signora. Ecco, io cercavo Bucarest. Di capire l'accento. Vicino a Bucarest. Signora, lo può, grazie. Davvero? Era ormai mia. Sì, perfettamente. Sono rumena. Sì, sono qua da 7 anni. Ma io sempre, mi domandavo che sono sempre stata in mezzo dalla gente. Uh-huh. Sì, qualche parola, ma più che altro i verbi, no? Se avessi, se facessi, quelle, insomma, mi... Beh, perfetto, se avessi, se però, facessi. No, dico, neanche no, gli magari quando parlo, quelle là li sbaglio, ma così, insomma, me la cavo, diciamo. Complimenti, veramente. Grazie. Cioè, io le parlo di 25-30 anni fa. Perciò adesso il Po ha cambiato anche molto. Ma era più facile quella volta fare il fiume? Che era più facile, erano meno secche. C'erano meno secche, c'erano. Adesso il Po è un'incuria che ricorda che è un disastro. Che adesso sembra una stupidaggine. Da qui a Piacenza in linea d'aria sono 20 km che lei va. Però col fiume sono 50. Sono 50. Sì. Tutta la storia passa sui grandi fiumi, tutte le merci viaggiavano sull'acqua, perché l'olio e il vino che portava la Serenissima qua, verso la Mediolanum, verso Pavia, viaggiava sull'acqua perché la paglia, per impagliare le otri, la serviva per dormire. Serviva per i pellegrini, che dormivano nelle chiese qua. Noi aspettiamo i pellegrini sulla via Francigena, ci basiamo su a un ordine di San Benedetto, ora et labora. Ora un po' poco, lavoro un po' di più. E noi siamo legati al sovrano ordine militare di Malta, perché vogliamo dargli un'impronta all'ostello, come gli antichi ospedalieri di San Giovanni. Non è un albergo, la nostra è una missione. Siamo 5 ospedalieri, nessuno abbiamo accettato la regola. Vogliamo che Siena Lodigiana, la nostra comune, sia appunto un punto di riferimento per tutti i pellegrini che passano. Questo è il diario di Sigerico, che dice, segnala le tappe che ha fatto da Roma a Cantermo nel ritorno del suo viaggio. L'ha fatto per fare un vademecum dell'epoca, l'ha fatto per fare un conto spese di quello che ha speso per fare. E sono le mansiones, le famose mansiones romane. Nelle mansiones erano, diciamo, locali dove i centurioni potevano dormire, erano locali, diciamo, militari, mentre la centuria dormiva fuori, la famosa centuria che il loro motto era divide et impera, come il Po. Il Po. La centuria divideva ed imperava, divideva i popoli e nel frattempo imperava, tutto lì. Buonasera. Buonasera Gandini. Buonasera. Hai degli ospiti e che hanno sete. Qui c'è da discutere. Io sono un puro emiliano, piacentino. Fondamentale perché lui ha gli attrezzi, ma li sa usare tutti. Se andate via da qui, sì, e che non visitate quello che c'è, io penso che qualche cosa vi manca.
Andavano in Po e pescavano con l'ombrello. Quanto l'anguilla Becker si sente, no? Cioè, ci si andava sotto subito, perché una volta che l'anguilla, la testa è fuori dall'acqua, si apre la bocca. E allora dentro l'ombrello, è un'altra via. Sgancia. E questo qua è un Lansang. Lansang? Che bel nome. Ma però il dialetto proprio, il vero nome di questo si chiama Trieste. Questo qua è un attrezzo unico, lo si usava qui a Corso perché aveva la scure e il sapone, la zappa. La scure e zappa? È vicino. Da noi usavamo sia la scure che la zappa. Separatamente. Separatamente. Questo è un pezzo che lo usavano solamente a Corso. Questa qua è la macchina per fare la pasta. Mario mette sotto l'impasto. Sì, faceva l'impasto sulla tavola, no? Poi una volta impastata, perché facevano il pane, 40-50 amiche facevano il pane per una settimana, no? E loro ci mettevano due donne, o un uomo e una donna, mettevano l'impasto e... Sai che è tutto legno... Grammola. Ah, sono le trafile queste? Sì. Cioè, bellissime, le varie tipi di pasta. Pasta, tagliatelle, più grosse. Bronzo. E questo signore, che si chiama Baslaga, no? Basilica. Era un mago del martello, un fabbro, un mago. Con cari, era un mago. Ma mago veramente, faceva tutto. Tac, 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 questa qua è la sua. Perché è la sua? Dico che è la sua, che è il suo timbro, è questo. Vede la croce. Perché diceva, è Dio che mi ha insegnato a lavorare. L'ho trovato andando un po', sempre un po', sullo stoppativo, anche sulla riva. Anche ma quanto cresce il Po, lì mette a riva e vanno in fondo subito perché la sabbia è molto tenera, no? Vanno in fondo e si devono vedere, insomma, deve avere un occhio molto esperto. Sul Po vengono catalizzate delle persone particolari e una delle più particolari sicuramente l'abbiamo conosciuta. 9 dicembre stiamo andando a Parma, a Casalmaggiore vediamo un signore in bicicletta con un carrettino, con due gemellini di 4 anni, si è fatto Corea del Sud e sta andando in Sahara, passando da qua, ed è partito con i bambini che avevano 2 anni e mezzo. È partito con i bambini a zaino, poi man mano che i bambini sono cresciuti ha ben pensato di fare il viaggio in bicicletta. Vuole insegnare ai figli cos'è la parola libertà. Secondo lui, secondo anche la sua religione, questo lo capisci meglio nel viaggio, perché il viaggio ti dà il senso della vita. È stato campione del mondo di motonautica col papà, abbiamo corso in Cina. Nell'83 ho vinto il campionato cinese di motonautica con il Fiume Giallo, io che sono stato invitato dai cinesi. Ho fatto il viaggio da Francoforte a Pechino con la famiglia Berlinguer, che li ho beccati casualmente a Francoforte, abbiamo tutto il viaggio assieme. Mio papà mi diceva che sentiva dire a lui da piccolino, da mio nonno, che era suo papà, di questi progetti, i Simpo, i vari progetti di bacinizzazione, ma non si è mai fatto niente. È più di mezzo secolo che si parla di fare gli sbarramenti. A te piacerebbe farli? Ci sarebbe da fare uno sbarramento soft, cioè con delle quote non esagerate si può fare ancora. Si rientra con l'energia che si vende, in 15 anni si ripaga tutto l'investimento. Vale. Ho paura delle grandi opere in Italia, come le fanno porcate. Anche se è stato modificato così, però è uno degli ultimi fiumi europei a corrente libera. Quasi tutta Europa sono però stati bacinizzati. Però lei guardi indietro quanta energia si può dare al mare, che non so. Bacinizzare in fiume vuol dire che cambia totalmente, sì, ogni 50-60 km c'è una diga.
Io non sono una faccia quinta elementare, non mi poi, però sento dire, leggo da diverse parti, che si potrebbe fare anche una cosa, insomma, non così disastrosa. Ecco. Negli anni 50, quando c'è stato il boom economico, lì forse c'era potenzialità per trasformare il fiume in una via navigabile commerciale come la Senna, come il Danubio e gli altri fiumi europei. Qui hanno rubato negli ultimi 5 anni, si parla di 1200 motori fuori bordo, soprattutto, beh, lui forse si riferisce ai pirati, soprattutto gli Honda quattro tempi. Là sotto. Riescono a sfilettare il siluro, metterlo sotto vuoto, poi lo spediscono nei ristoranti di tutta Europa. E ci sono grossi problemi, anche perché loro pescano con gli elettrostorditori e quindi tirano su di tutto e di più, loro interessa il resto lo fanno andare. Quindi. In mare non è da meno, perché vedo che con le reti quando vanno giù a strascico tirano dentro tutto, poi l'80% lo ributtano dentro morto, quindi... L'aspetto enogastronomico legato al fiume è che noi lungo il fiume abbiamo centinaia di ristoranti, trattorie, dove la qualità è eccellente e ci sono tutta un'infinità di piatti tipici legati al fiume. E secondo me, con una buona promozione, queste cose si possono vendere, perché il turismo oramai, vabbè, il mare, la montagna, tutti la conoscono, il lago, ma il turismo fluviale è un po' sconosciuto. Ci spieghi una per una queste cose, che cosa sono? Allora, qui abbiamo un salame di quelli DOC, abbiamo un parmigiano di 27 mesi di colline, qui dopo abbiamo delle acciughe di peperoni, abbiamo fatto una seppia in carpaccio e un polipo e una lonza rifarcita di verdure. Mio padre è stato internato nei campi di sterminio nella seconda guerra mondiale. Quei pochi che hanno salvato la pelle che sono tornati, lo Stato come risarcimento, visto che non c'era niente, ci aveva dato quest'isola che era un'isola del Po. E lì ricavavano legna, un po' la bruciavamo noi d'inverno, un po' la vendevano. E poi c'erano, sa, quei rametti dei salici, toglievano le foglie, le tagliavano, poi facevano le fascine. E li portavano nei paesi, che Boretto era un paese proprio all'avanguardia, per fare le ceste, quando ancora non c'era la plastica. E così si mangiava un tozzo di pane. E siccome che era stata data agli ex internati, è rimasto il nome l'isola degli internati. C'è un matrimonio, tutto un bandito con gli sposi lì. E allora arriva il vichingo, attacca qui in costume. Perché lui ha 70 anni, ma fa ancora col turismo e uno... Allora monto su qua e fai, allora voi qui come la mettiamo? Con chi è la sposa? Da sposa armette mia, che ha messo a cartoccioli di un polastro d'allevamento. Polo d'allevamento, qui, guarda me e suo marito, tutto bloccato la sala. E mi parla con il suo, e allora guardate che bicipite, tricipite, a sfagla, me a fargli il traversale di comincia a avrei, e fino a ottobre a fargli il traversale di imposito di polastro d'allevamento, e vi saluto, tu fai poi mezzo il collo tutta la schiuma addosso, e dite, tutti fuori, ah, grande vichingo, ma io ho sbalordito, lui è andato via nuoto, con la barchina, c'è il matrimonio. E allora ho pensato che l'organizzato... dopo uno mi ha detto, mi è venuto in fianco in piazza e mi fa, scusi, mi può dare i riferimenti? Perché noi lo vorremmo scritturare, perché come attore vedo se la cava bene, no? Quello è Matax, è il mio attore. Che è andata, Sono costello da cucina. Sono pochi. Wow! Posso? Posso? Prego, figli. Tutto questo con i tagliarelli. Che vien sole. Tanto su buono. Ha un chalet, una baracca là. E adesso che è in pensione, arriva all'inizio di aprile e fino alla fine di settembre, anche metà ottobre, finché il meteo consente, lui resta qua. A me sul tuo ex che è lungo il Po e da tanti anche. Guarda che me ho fatto scuri che sono che ha 4 anni messo in campo. E ora carnevale il fa. Cosa ha scritto la baracca?
Villaroso era il casino che arrivi a San Crispino. Villaroso. Cerchiamo di fare umilmente un po' di turismo fluviale. Abbiamo fatto un sito internet e riusciamo a lavorare molto bene con gli stranieri. Offriamo dei pacchetti camera di alloggio più barche noleggio e gli stranieri vengono a fare la pesca al siluro. Fanno delle belle pescate anche. E questi sono gli amici più assidui, da sempre pescatori, conoscitori del fiume. Trovare uno come mia moglie che mi segue su tutte queste santa, mica facile. Una santa, non è facile. Unica. Cioè, fare un monumento sulla Lidia. Voglio essere sepolto qui a... sul Po. Se non vogliono seppellirmi, mi bruciano poi la cenere qui. Fabio Malavasi, che era mio nonno, e Giuseppa Tirelli sono venuti qui nel 1918-19 quando mio nonno ebbe l'esenzione dalla guerra in quanto lavorava in ferrovia e quindi era strategico. L'unità operativa era un casellante che aveva come benefit un marito cantoniere. Doveva lavorare 365 giorni all'anno. Per far questo ti davano casa, ti davano la legna, il maiale. Cioè il maiale ti davano. Il pozzo, le galline e l'orto. E la signora non aveva nessuna ragione per uscire. Insomma, era una cosa appetitosa avere due entrate fisse mentre nessuno qui ce li aveva. Ma che rapporto c'è tra la ferrovia e il fiume? C'erano due grandi fabbriche, lo zuccherificio, ma molto grosso, uno Sermide e uno Bondeno, entrambi collegati per canale, per acqua, e addirittura c'era un porto sul Po dove la ferrovia arrivava, Sermide Porto. Il servizio su Sermide è stato fatto fino al 45, perché poi è stata demolita, bombardata, era stata bombardata la stazione di Sermide Porto, poi è diventato stoccaggio di materiali, pietrisco. Sermide Porto poi era collegata con una teleferica proprio con il Po, quindi le merci che arrivavano per il Po così venivano traghettate, per così dire, su questa teleferica fino alla stazione di Sermide Porto, da lì venivano caricate sui carri, facevano 1,5 chilometri per arrivare alla stazione di Sermide e poi dalla stazione di Sermide praticamente andavano a dove faccio vedere. Probabilmente dal lago di Garda attraverso il Micio arrivavano in barca, vero? È proprio facile, sai che c'era il canale che arrivava alla chiesa di San Simeone, là, quindi... Beh, venivano anche da Brescello, erano il monastero Brescello. Sì, no, ma io ero avanti. Bene, buona camminata. Io qua ne ho viste di tutti i colori. Non vogliamo sapere niente, signora, eh? Di tutti i colori. C'erano questi che venivano definiti strani, stravaganti, eccentrici, questa era la parola. La gente del fiume è gente speciale per una ragione molto semplice, per ragioni di inbreeding, cioè di matrimoni spesso consanguinei. E la gente di fiume ha sempre avuto dei marcatori genetici diversi che poi adesso si sono persi, diluiti in quanto non c'è più la gente di fiume. Nella genetica ha fatto di più la vespa e la lambretta che non qualunque piano di pianificazione genetica.
i libri parrocchiali, i registri parrocchiali, che è una cosa nata col Concilio di Trento, è la più grossa sorgente di informazioni per i genetisti, perché puoi seguire altro che due o tre generazioni, tu le segui tutte. Ma chi fa la fotografia lì in cucina? Il viatico che vi avevo preparato per voi. Vediamo il viatico. Così ti vedo bene. Marcato Fabio. Cazzo, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Questo è il culatello, che da noi si chiama fiocchetto. Bisogna entrare in barca così. Si potrebbe appenderlo. Invece del siluro. Così, tipo... Questo qui, che è il secchia, 1944, qui... hanno chiamato i bombardieri, c'erano bombardieri Liberator brasiliani, non hanno mai centrato una volta, ma mai, hanno però ucciso, hanno distrutto, vedete qui il casello ferroviario, ecco. Qui siamo nel luglio del 44. È successo che i tedeschi hanno dovuto scappare e non avevano mezzi per passare e passavano su assi di tutto, tavole per lavare i panni, su tutte le cose. Quando i tedeschi sono arrivati qui, che dovevano scavalcare il ponte al di là, cosa succedeva sulla riva? Sulla riva hanno tirato giù questo portone per fare una zattera. Quando i tedeschi hanno attraversato il fiume, gli americani a che distanza? Dopo il cimitero di San Nazaro, la milanese ci diciamo, no? Era un paio di chilometri, anche 1200 metri. Era la 34esima divisione di fanteria americana, meglio conosciuta come Red Bull. E poi c'era qui una spiaggia che noi dopo da ragazzi ci andavamo e la chiamavamo Becchini. Becchini perché? C'era un morto dappertutto. Dopo, dentro vicino lì al Po, dove c'è l'osteria, ci sono ancora i piloni là in fondo, sì. Lì c'era una discesa, sono andati un po' lì dentro, tutti. Perciò quelli che poi ci venivano dentro con i gommoni, con le gomme, con le camere d'aria. Dappertutto, scappavano dappertutto, però non sono arrivati da molto, molto lontani, ecco perché molta gente sono morti qui. Poi dopo andavamo alla Milanese, lì dove c'era il carro armato, prendevamo la balestite, nota che erano i macaroni, erano proprio gialli come i macaroni, riempivamo delle bottigliette e buttavamo un po', prendevano i pesci, prendevamo. C'era un reggimento a cavallo, cosacchi. Traditori, insomma, secondo Stalin, traditori, che si sono suicidati tutti con cavallo. E hanno riempito di uomini e cavalli perché sarebbero stati uccisi subito al ritorno questi se catturati dagli americani con cui erano alleati. Allora, il museo nasce grazie soprattutto al supporto e alla disponibilità del Comune di Felonica, un museo civico, nasce nel 2006, è stato immediatamente riconosciuto dal sistema museale mantovano, siamo l'unico museo con argomento alla Seconda Guerra Mondiale riconosciuto dalla Regione Lombardia. Noi abbiamo dei nonni che ci hanno sempre raccontato qui dalle nostre parti di che cos'è stata la Seconda Guerra Mondiale sul fiume Po. Il tragico passaggio del fronte con l'attraversamento tedesco. I primi passaggi in massa di truppe tedesche vanno tra il 19 e 20 aprile. Il grosso è passato di qua il 22 e 23 di aprile. Questi sono Felonica e Sermide, gli ultimi due centri raggiunti dagli angloamericani sul Po. Allora, noi abbiamo il fiume Po, ovviamente,
ma abbiamo il Secchi e il Panaro che formano con il fiume Po un triangolo. La supremazia aerea anglo-americana era ormai schiacciata, in cielo volavano praticamente solo ed unicamente degli aerei anglo-americani. Quindi loro durante il giorno avevano l'esigenza di nascondere tutti i loro veicoli e scelsero proprio questa zona perché appunto vi era questa possibilità di nasconderli. Una volta arrivati al Po per i tedeschi iniziò un'ulteriore complicazione, perché dal luglio 1944 gli americani avevano interrotto tutti i ponti sul fiume Po con bombardamenti aerei. Questo perché? Perché i rifornimenti alla linea gotica per i tedeschi e per i soldati della Repubblica Sociale provenivano da nord, provenivano dalla Germania, provenivano dal nord Italia, e quindi dovevano attraversare un ostacolo naturale che era il fiume Po. Quindi loro in due giorni, con bombardamenti mirati contro i ponti, hanno distrutto tutti questi attraversamenti. È chiaro che i tedeschi ovviarono all'assenza dei ponti costruendo dei traghetti, ma non furono sicuramente sufficienti per portare a nord del fiume tutti quei veicoli che avevano, soprattutto i veicoli pesanti come i carri. La sponda destra, la nostra sponda del fiume Po in particolare, divenne un cimitero di veicoli. Le leggende legate al fiume Po sono quelle dei carri sprofondati nell'alveo del fiume tentando di attraversare, ma molte volte non era un tentativo di attraversare, era semplicemente l'ordine di non lasciare nulla di intatto in mano al nemico. Quindi chi non aveva ovviamente esplosivo per far saltare i carri armati li avviava e li faceva partire da soli verso l'alveo, e quindi loro si inabissavano nelle acque del Po semplicemente. Noi abbiamo avuto questa segnalazione di un ragazzo che ha raccolto una testimonianza di un signore, ha fatto un primo sopralluogo nella zona di Copparo a ridosso del Po e ha trovato dei reperti in superficie, quindi sono iniziati gli scavi, è affiorato l'orologio da polso con su nome e matricola di un soldato. Il nome si è rivelato essere quello del fratello, la matricola però proprio quella di un soldato ventenne australiano mitragliere a bordo di un aereo disperso il 21 aprile del 1945 e decollato dall'aeroporto di Forlì. È un bombardiere ricognitore notturno, che era soprannominato dai nostri civili Pippo. L'equipaggio era composto da 4 persone, l'aereo era un Boston, cioè di fabbricazione americana e dato agli inglesi. La cosa più incredibile e che ha suscitato scalpore e ha mosso anche la BBC è quella che il pilota era un poeta di Oxford, e che man mano che scriveva a casa mandava anche una poesia. La famiglia ha raccolto tutti questi poemi, li ha consegnati all'Università di Oxford, e l'Università di Oxford nel 1954 ha pubblicato un libro postumo. Qui del pontino. C'era qua. La bandiera del gatto Piorbone, la valle e il ponte. C'è Carlo, ma che lavora con te. Toro te. Ciao. In barca è tutta un'altra cosa. Già, sì. In barca sì, è uno dei fiumi più selvaggi d'Europa. Sì. È vero. Selvaggio, sì, sì. È vero. 20-30 km senza incontrare neanche una casa, zero. Neanche una persona. Vuoto, vuoto, sembra il Volga. Sì, sì. Il Volga. E adesso è abbastanza acqua, perché c'era una siccità prima, hanno detto. Perché... È venuta la grandine qua? No. Icefall? No. Hagel, Hagel. Si chiama Hagel. Hagel. Non Icefall. Hagel, con queste grandi... Sì, Icefall è la cascata, no? Di ghiaccio. Sì, sì. Riccardo! Vieni! No, piove! Io mi ho proprio incazzato! Andrea, anche me non niente, anche a me Andrea! No, no! Vai! Avendo coste, tacchete! Gli è bella spicci! Il tipo è Riccardo! Al Fasci! Grande, grande.
sono diventata il capitano della barca. D'ora in poi darò ordini perentori, voi dovete obbedirmi ciecamente. Lascio le panche a legno. C'è una vite sul tappo? Sì, la apri, perfetto. No, tienila aperta proprio, deve entrare l'aria. Ecco, il gas va tenuto un pochino, appena, no, ecco, basta così. Guardavente e Guardaferrarese erano assieme una volta, con la rotta del 1150 di Ficarolo. Il Po ha fatto una deviazione e ha diviso Guardaferrarese, che quella è diventata Ferrarese, e la nostra Guarda Minore, Guardazzola, che è diventato Guarda. Una delle caratteristiche della Po è sempre stata la rivalità che esisteva tra i paesi delle due rive. I Ferraresi, qui a Guardaventa c'era il traghetto che era trainato con la corrente e si passava di qua e di là. E quindi i Ferraresi venivano di qua a prendere le ragazze venete da sposare. I giovanotti di Guardaventa non si incazzavano? Non tanto. C'è stato qualche caso, però erano più i ferraresi che hanno portato via le ragazze del nostro paese. Secondo te, tutti questi pioppi che hanno piantato, valgono gli storioni che abbiamo perduto? Col pioppo si guadagna di più, anche perché lo storione ormai era quasi in via di estinzione. Sì, però se non toccavano il fiume, le storioni restavano. Dipende poi dalle politiche, poi. Beh, ma ad esempio la chiesa di Ostiglia, che era la chiesa di Santa Maria in Castello, l'antica chiesa, quella guardava, praticamente era di rimpettaia con la chiesa, ecco, con la chiesa di Revere, perché la chiesa di Revere adesso ha la facciata, diciamo, che è quella ondulata tipica proprio del 600, invece prima c'era la chiesa del 1200, una chiesa romanica, ed erano di rimpettaie e tutti e due si affacciavano proprio sul Po, insomma. Erano 200 chilometri che non riuscivo a dare risposta. Le vie alzaie, quindi i cavalli non si muovevano sull'argine come noi erroneamente pensavamo, ma c'erano proprio questi... Ma se vi alzaie però dove erano? Non ce ne sono più. No, dice che si vedono in parte ancora. Comunque tipo erano queste più basse. Strade più basse che correvano proprio in riva con dei cavalli dedicati alla traina. Ma lei non la sede qua, aveva un accento più sì, nessuno. Sì, a sommisto tra il ferrarese, tra il miliano e il veneto, diciamo. Uh-huh. Noi siamo qua a 2 chilometri da loro, pure un ferrarese. Ma come se al faro del Bacucco se arriva solo via acqua? Proprio il faro si arriva solo via acqua, però durante il periodo, la stagione estiva, è un traghetto che fa la spola dalla terraferma.
Mi sento come i tedeschi nel 45, al disordinato passaggio di Sermide. Mi hanno aiutato degli zingari, se no non arrivavo con la benzina. Colpito di questa nostra navigazione in acque interne è l'enorme differenza tra il senso di libertà che si prova qua, dove in realtà non incontri nessuno che ti chiede niente, ti fermi dove vuoi, non hai limiti che non siano quelli fisici dei bassi fondali, dei rami bassi, la corrente, e invece la struttura rigida e sostanzialmente ricca di codici della navigazione marina, dove dovunque ti fermi arriva uno che ti dice che la boa non è giusta perché dovresti andare all'altra, oppure se sei libero devi pagargli un pedaggio, oppure non c'è posto, oppure sei nel posto giusto però deve arrivare un altro quindi ti devi spostare, poi devi avere a bordo questo e quell'altro ancora. C'è sempre qualche cosa per cui non sei in regola. Bassa Padovana è già zona terra deprivata, sì. Sì, però qui è di più, qui è depressa e sfigata, è diverso, perché uno può essere depresso e vabbè, un giorno si tirerà su, qui è depresso e sfigato, poi tutto un po' si riprende, perché se tu vai sulla Romea poi c'è tutto un... Ma sempre Polesine, però alto, no basso, ma... alto verso Romea, alto, qua, alto. Allora, qui siamo proprio cioè più basso di così. Tu dici vieni a cercare le anime perse, però le butti anche giù. In questo bed and breakfast in curva, questo, la proprietaria attira le zanzare con un strano marchingegno con luce e vento. Le cattura e il giorno dopo le libera. No, la sera stessa. Io non so, ecco. Fate voi. Ma scusa, se tu fai fuori 100 o 200 zanzare, ma pensi di aver risolto il problema? Non c'è.
La sabbia di Sansego è in ogni caso famosa da sempre per la sua singolarità. Sabbia, vite, verde rame, di cui non parla nessuno, ci sono questi vasconi abbandonati di verde rame, e soprattutto canna. Canne, canna, è impressionante, è vero, è canne, con le quali canne costruiscono di tutto. Prendi un po' di Scottex. Altri parabordi. Quindi qui il piatto rappresenta, diciamo, l'origine dell'Abra. E quindi del Dio. Le schegine di pecorino rappresentano pezzettini di Abra, simbolicamente sempre. Per cui noi, mangiandole, diveniamo anche noi parte di questo mondo e fluiamo insieme all'Abra. Tu fai il po' ed è vero, non vedi niente, perché di là da là, a volte vedi la punta del campanile se sei fortunato, altrimenti non immagini che ci sia un paese, che ci sia una storia. Però questo è anche un vantaggio, perché hai l'impressione di essere sempre in un territorio selvaggio. Molto bello, infatti. Ma abbiamo fatto centinaia e centinaia di chilometri, con piccoli intervalli, ma quasi sempre di territorio, proprio, non dico wilderness, ma poco mancava. Che vi avevo preparato per voi, questo è il culatello. Se il rito equivalente all'ampolla del Po è quello di tagliare il culatello, lo tagliamo al momento opportuno. Allo sbarco, dice. Sì. Stasera, questa povera fatica, non siamo piani, non mi ha fatto l'occhio, dove sta più su, c'è la scampi, la regola del scampo stasera. Vabbè, ma fa niente, facciamo così, quando diremo stucchiamo a te, perché ma bene, veniamo via.